Un gesto simbolico, apparecchiare a terra, siamo a terra. E questo è il grido del mondo della ristorazione oggi, che a livello nazionale riprende un filo conduttore già sentito. Chiediamo di lavorare, chiediamo di lavorare in sicurezza, lo abbiamo già fatto, non colpevolizzate solo questo settore. La manifestazione è stata organizzata a livello nazionale dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi sotto l'hashtag Siamo a Terra ed ha visto l'adesione di moltissimi imprenditori del settore e anche di altri che non appartengono al contesto ristorazione. Quel cartello parla chiaro, vogliamo lavorare, che cosa chiedete? Sì, noi vogliamo lavorare, ho appena aperto una seconda attività, voglio che ci fanno lavorare, noi vogliamo lavorare. Qual è l'apertura vostra? La nostra apertura è dalle 18 fino alle 24, diciamo. Con questo nuovo decreto qua ci hanno praticamente messo a terra, messo a piedi, perché non aprendo pranzo, non facendo servizio di bar e colazione, noi facciamo solo ristorazione, e siamo completamente bloccati, quindi non abbiamo via d'uscita. Se non cambiano qualche cosa saremo costretti, speriamo che duri solo un mese, però potrebbe anche essere che se lo prorogano ancora un po' o danno degli aiuti, ma aiuti concreti, in base veramente al fatturato che uno fa, non i 600 euro che non sono serviti neanche a pagare l'affitto, e allora potremo magari cercare di risolverlo, anche perché la vedo molto dura. Che cosa sta portando in spalla? Sto portando quello che è la rappresentanza del sostegno all'Italia di tutte le partite IVA, e ora è giunto il momento che l'Italia sostenga tutte le partite IVA. Questa esercente arriva da Acquiterme, insieme uniti per chiedere di potersi rialzare da terra. Sì, sì, ormai sono parecchi mesi che siamo in una situazione critica, io ho parecchi dipendenti con delle famiglie a carico, figli, gli affitti sono alti, le spese da sostenere sono importanti, le aziende con le quali collaboriamo di conseguenza sono in crisi e quindi sì, ormai la situazione è pericolosa. Questa volta c'è la farete. Questa volta tutti insieme. Non molliamo, perché nel nostro DNA non mollare, quindi cercheremo di reinventarci nuovamente e andare avanti, nonostante lo Stato abbia fatto un sacco di danni. Dei successi economici hanno voglia di dire la loro. Piena solidarietà dalle istituzioni. Con la mia presenza, mettendo anche la fascia di sindaco, voglio rappresentare la vicinanza della comunità alessandrina e mi permetto anche di dire di tutti i sindaci della provincia al grido che viene da parte di coloro che si occupano del commercio, ristoranti e dei bar. Hanno tutte le ragioni immaginabili e possibili, non ha senso che di nuovo si ritorni a incidere su queste attività quando purtroppo i problemi che hanno determinato il dilagarsi del contagio sono problemi legati molto probabilmente a responsabilità che stanno ben al di là di quella dei commercianti. Vogliamo fare impresa, noi oggi siamo qui a sostenere, a solidarizzare con tanti ristoratori e tanti imprenditori che sono stati messi in ginocchio da questa situazione e soprattutto dalle decisioni che sono state prese dal governo. Evidentemente dietro ogni impresa che oggi è qui seduta ci stanno delle famiglie, tantissime famiglie, e vedere queste famiglie lasciate in ginocchio da scelte che obiettivamente in questo momento non hanno senso logico, soprattutto nella misura in cui si chiede di chiudere un bar alle 18. Presidente Ferrari, l'abbiamo vista molto emozionata, giustamente il contesto è di lutto per il mondo della ristorazione, lei è qui insieme ai suoi uomini, insieme agli imprenditori, tutta la solidarietà anche dal punto di vista istituzionale, ma non basta. No, questo è un momento veramente molto duro in cui servono assolutamente degli interventi, apprezziamo questo, gli interventi che ieri il governo ha deciso, però devono arrivare anche molto in fretta e comunque respingiamo, come dire, l'equazione per cui nel momento in cui si deve fare qualche cosa la prima cosa che si fa si chiudono i pubblici esercizi. Questa cosa non sta in piedi, è evidente che bisogna studiare qualcos'altro, è evidente, credo, anche che in posti sicuri che hanno rispettato i protocolli per esserlo, hanno investito per esserlo, evidentemente il contagio possa girare meno che in altri luoghi in cui queste misure non vengono prese.